eccoci qua bentornati a tutti questo è un nuovo video di uh, cercando di capire il time frame del one minuto uh, di un minuto per i scalping qua quello possiamo vedere invece è il time frame orario quindi come potete vedere queste sono le zone di interesse che io stavo ho messo uh, questa mattina durante la live stream uh, per, come zone di interesse per ingressi o per dove avrei aspettato sarei aspettato una reazione Questo per esempio penso che arrivi da qua Però... eh. facciamo molta differenza uh, no, non penso sia così in alto. va bene e, um, questa è una zona di interesse 1795 che è il level storico 1792 zona di interesse degli ultimi giorni c'è 789 è storico e c'è 786 come potete vedere. Credo è la reazione che ha fatto adesso alla fine del time frame orario delle 5 a London Close. Quello che voglio andare a vedere con voi è come si eh, dal time frame orario, come si può scendere. E andare ad analizzare il time frame del 1 minuto. Ma come possiamo vedere, quello che dobbiamo vedere già da qua è come c'è stata un'ora che ha fatto. Ha causato e ha portato poi il prezzo a fare un, un, un reversal una, un cambio di rotta possiamo vedere questo orario è quello delle 2 alle 2 che ovviamente è la sessione di uh, new york abbiamo avuto un, una candela che in un momento era bullish estremamente bullish è andata oltre 1800 per poi chiudere completamente rigettata a 17,98 dopo essere andata fino a 17,95 quasi anzi aveva rimbalzato da questa linea di, eh, di interesse che poi andiamo a vedere sul time frame un minuto a cosa sia a cosa è dovuta eh, come possiamo vedere questa forte eh, rejection è stata quella che poi ha dato impulso ha fatto il continuation con la sessione di eh, NYSE New York Stock Exchange e l'anno successivo, ora in cui c'è cioè, completamente full New York. Come possiamo vedere, um, questo, non, qua per in alle sette del mattino, però questa forte candela che ha fatto lo stesso movimento bullish e poi chiusa forte bearish, è dato poi là a un movimento bearish anche nell'ora successiva, sempre New York. Questa se mi sbaglio esattamente arriva a essere alle 2, quindi era New York. Guardate qua come questa candela poi dà il via alle successive. Questa alle 7, però è molto molto eh, comune, vedete questa qua delle 2. Come è questa, eh. c'è da dire se ci sono cose molto scontate, perché la, sono l'apertura di New York, quella dove anche oro e il dollaro vengono fatti 3 dati molto di più. Allora, come potete vedere qua 1799 è riferita qua perfetto ehm, se noi andiamo a cercare di capire un pochino di più il time frame un minuto che sembra così noisy così pieno di rumore in realtà ci dice la ci racconta la storia in tutta una maniera molto semplice questo era Time frame minute trade fatto questa mattina, questo è quanto eh, poi durante tutta Londra il volume è andato a calare. E lo vediamo visivamente da quanto piccole sono le candele rispetto all'inizio di Londra. Guardate qua che candele. Nette chiare invece, queste sono tutte piccoline, tutte frastagliate e ehm, con poco movimento, cioè hanno range. 798-795 Massimo 30 Pips, ma proprio risicati. E poi guardate, qua New York: quando apri New York, guardate un po' che candele che ci sono, dei bei candeloni. È per quello che si treda, soprattutto oro. È molto buono durante New York. Ok, andiamo a vedere cosa è successo durante New York. Ovviamente sappiamo già cosa va a succedere, però quello che è molto importante per me è sapere. Um, Okay. È molto importante sapere che si impara a fare questo backtesting. Datemi un secondo. Per me è molto importante imparare a fare backtesting riferito a, cioè, a... imparare ad associare, avere sempre più memoria su quello che vogliamo vedere. Così è meglio, sì, così è molto meglio. Okay. Quello che vediamo qua. Allora, alle 2 cosa vediamo? l'apertura di New York la segniamo. Vediamo le candele che spingono aggressive verso l'alto. 1 e una due. A 18.00, eh, quindi... 1800 spaccati che è una zona di interesse molto importante forse qua in mezzo dici ok ma scusa che 1800 è una zona molto importante e che abbiamo ne teniamo traccia da molti giorni molte settimane ok è un primo segnale vediamo che qua c'è stata la prima uh, rejection il primo viene uh, respinto il prezzo per la prima volta rientra va a ah, uh, a fare una sorta di un minimo di supporto trova un minimo di, ehm, di base a queste candele Prima che ricordiamo è dove tutta Londra ha fatto eh, capolino. Poi tutte ribalsarno questo livello fa un'altra bella engulfing candle. guardate qua quanto è forte questa candela rispetto alle precedenti. E poi quello che succede è che fa ancora a piantarsi contro 1800 questa volta ancora di meno non capisco perché mi sta laggando un attimo, un secondo ok, ho provato chiudendo alcune cose dovrebbe andare meglio e mh, vediamo che si schianta ancora prepotentemente contro a 1800 quindi abbiamo già anche un inizio cioè nella nostra testa dobbiamo da scalper se non siamo mono e quindi dobbiamo solo andare long sullo short, qui iniziamo ad avere un primo segnale di ok. Qua stiamo facendo dei massi, dei minimi, cioè dei lower highs. Eh, dei, dei, degli alt, pre, eh, non so di italiano, lower highs. Appunto, mi interessa. E lo vediamo. Quello che vediamo è che abbiamo anche questa conferma del prezzo che è molto aggressivo va a schiantarsi e a ritestare. Di nuovo questa linea che come potete vedere è qua da stamattina poi aveva fatto reazione il prezzo ma questa linea è qua da qualche giorno perché è qua dove ha fatto molteplici reazioni ieri ed è per quello che c'è è la linea lì e il time frame anche orario l'aveva mostrato quindi no, noi da scalper vediamo che qua siamo continui cioè il prezzo il momentum è molto bearish quindi a meno che non rivediamo che rimbalza fa un altro break e retest qua e poi va sopra e se noi vediamo il prezzo che fa questo double bottom break e retest di questo livello e poi o entrare aggressivo qua o entrare con le conferme a 1800 un po' come abbiamo fatto stamattina a 1792 e poi siamo andati a 1795, a meno che non vediamo questo, noi siamo comunque bearish, perché guardate qua, abbiamo, stiamo facendo, vedendo delle, um, il prezzo rigettato dal 1800 che è una zona di interesse, quindi questo è molto buono, quindi qua siamo pronti a vedere o una chiusura sotto 1795.9 o preferibilmente sotto 1795 flat, quindi 1795 key level. Um, quello che vediamo qua è sì, qua è rimbalzo sì, vediamo che i compratori sono rientrati però dove si vanno a schiantare? dove si va a interrompere la loro uh, corsa bullish? e non è che lo decidiamo noi o dobbiamo anticiparla o dobbiamo uh, fare chissà che cosa guardate qua si va a interrompere esattamente nello stesso punto dove aveva trovato supporto prima nello stesso punto dove tutta Londra aveva rimbalzato quindi se noi vediamo qua vediamo questa reazione vediamo che qua i compatori eh, escono dal mercato e ritornano i sellers molto aggressivi quello che vediamo è di ok questa la conferma che siamo effettivamente in un trend bearish quindi vado a confermare che andrò a cercare delle operazioni short dove come dicevo prima, o sotto il 17,95.9 o il 17,95 flat. Ok, quindi se noi siamo live e vediamo questo, cosa che succede, vediamo che il prezzo poi va una, con una candela unica, tutto questo può succedere in un'ora, quindi qua siamo già alla nuova, anzi quindi si spiega, eh, nemmeno tanto, sì, si spiega un po' questo pullback, perché era la fine della candela del 4 ore. E quindi fa il pullback fa una nuova top week la nuova candela oraria una nuova top week e poi continua bearish come e dove possiamo cercare delle entrate è ovvio che in questo caso non è che sia proprio il più clean delle cose se noi fossimo live e quindi non, non sapessimo um, non sapessimo cosa dove L'entrata perfetta. Ovvio, vediamo, ok, vediamo questa prima candela. Abbiamo una prima conferma. Purtroppo, questa candela ci brucia un po' la possibilità di entrare 1795.9, perché va già direttamente sotto i 17.95 flat 1795 senza il punto. Quindi, cosa stiamo cercando adesso? Vediamo la prossima candela, ok. Bullish, ma rimane sotto i 1795. Uh, ma non è un segnale d'entrata non, non mi dà nessuna conferma è un retest la prossima candela però mi dovrebbe dare una, un segnale d'entrata se voglio un breaker ritest su una candela però quello che vedo è che mi sta dando una possibilità di ritracciamento a 17,95 quindi carina questa candela non è troppo forte però mi dà e non mi nemmeno so passare 17,95.9 ok primo segnale che forse stiamo ritornando, ho fatto il nostro retest quindi se adesso in questo momento io vedessi la, eh, una candela forte che chiude qua sotto bearish, potrei usare il mio metodo del mettere un sell limit e poi entrare quando viene rettivo, quando la, fa la top week questo lo fa non è la più potente, però facciamo che per onore eh, di cronaca noi mettiamo il sell limit lì. Ok, effettivamente, eh, non possiamo negare che questo sia un breaker test qua siamo però sotto il 17,95. Mi stavo puntando al 17,95 diamo 15 pips di stop loss e 45 di take profit. Ok, la prima candela è buona. Non ci piace come chiude. Però va bene, va bene così, questa candela chiude sopra il 1795. Allora, questo è molto dipendente da noi, da voi. La allora, 10 pips sarebbe al 175.9, 15 pips è sopra, abbondantemente sopra. Uh, questo è ancora troppo poco. Di solito se io vedo candele che mi chiudono sopra alla mia zona di interesse, quindi in questo caso mi riferimento al 1795 flat, di solito riesco, uh, preferisco perdere quei... 4-5 pips piuttosto, 5-6 pips piuttosto che perdere ehm, il totale di 15 pips. Per tanto, se la mia idea funziona, funziona subito. Quello che potrei fare è dire ok, se la mia candela chiude qua sopra i 7-8, eh, esco. Cioè, comunque, non ci sono candele da 10 pips in questo momento. Temo restando che per me 15 pips li posso anche perdere tutti, fa parte del mio risk management. Quindi vediamo possiamo candela. Posso riuscire di uscire con 7-8 pips di stop loss. Sono contento perché siamo ancora dentro. Però ancora siamo in range. Va giù, però non è molto convinto. Non è convinto. E qua va sopra. Onestamente, qua io ti direi che potremmo anche uscire. Non per, a livello di pips, ma a livello di price action. Meglio uscire adesso con 5 pips e dire ok. Tanto se eh, il prezzo riscenderà mi darà un'altra possibilità di rientro, sicuro come loro. A meno che non ti fa proprio una candela così, ma non è che sia proprio comune. Quindi in questo momento diciamo ok, andiamo a cercare questa possibilità di rientrare. Quando e dove la, la troviamo? Ok, qua ce l'aveva data. Mannaggia. Mannaggia, Mannaggia. Però siamo contenti perché ah, siamo comunque... Eh, questa è la candela di... Eh, apertura del mercato azionario americano quindi nuovo volume che viene buttato dentro. Se eh, l'aspettasse un minimo di volatilità. Quindi, in questo momento a me va benissimo così per in teoria. Ah, ehm, questa candela poteva anche essere verso l'alto prendere i mie 15 pips e poi tornare verso il basso. In effetti, nel momento in cui ho la candela di 10 pips non ci sono, questa ha fatto 17 perché non avevo visto il timing. Quindi, sono contento di uscire qua a 5 pips e questo poteva essere verso l'alto verso il basso ora cioè, sto andando a vedere qualche minuto l'azione del prezzo e vedere un po come reagisce questa è un buon segnale un buon segnale perché in questo momento questa candela cioè in un certo momento questa candela era molto bullish e poi è ritracciata se avete visto il discorso fatto il time frame orario stessa cosa va su quella di un minuto guardate qua come questa candela eh, era molto forte bullish mi aveva anche tirato fuori probabilmente i miei 15 pips col, contando lo spread sono contento di essere uscito con un rischio più basso se anche ero dentro uscivo qua a 6-7-8 pips quindi sono molto contento però sono ancora con un bias, bias bearish non ho avuto idea non ho avuto un cambiamento, non ho avuto che il mio stock exchange mi ha cambiato le carte in tavola e quindi per adesso salirà. perché non ho ancora avuto un breakery test e un breakery test e quindi possibilità di entrare qua non ho avuto nessuna conferma del prezzo bullish, quindi non vado a cercarmi counter trend anzi resto sul mio bias e vado avanti a vedere debole bearish adesso stessa cosa che dicevo qua se mi c'è una candela che mi chiude bella aggressiva dopo posso pensare di piazzare il sell limit non è bella aggressiva no, non ancora qua potremmo già iniziare a pensarci di piazzare un sell limit o addirittura in questo caso un sell stop quindi possiamo decidere di eh, piazzarlo se è sell stop appena sotto o fare anche un'entrata manuale eh? se le stop qua sotto oppure dopo questa candela decide di piazzare se è il limite qua sopra quindi come vedete voi non è bella come relazione ma la prima candela come abbiamo fatto qua vediamo un attimino cosa ci propone poi il prezzo come potete vedere questa è una buonissima conferma quindi siamo contenti e vediamo se il prezzo continua nella direzione. Ok. Ritraccia. E finalmente sale verso il basso. Ricordatevi che a 30 pips noi prendiamo i parziali. Quindi qua non siamo ancora parziali ma non abbiamo motivo di dubitare. Esatto, quindi ora siamo a posto perché qua siamo a break even. E siamo anche abbastanza tranquilli. Se non fossimo entrati qua questa è un'altra conferma strong candle che è in linea con questa chiude forte non vi dico di entrare qua o qua se il limit a metà strada tra la vostra prezzo di interesse e la candela di chiusura e quella che è entrata che resta avuto. no drawdown draw non niente quindi molto molto comodo Um, questo è l'ultimo livello di conferma, chiude rimane sotto quel livello lì. Stiamo rimanendo sotto i 17.92 anche. I 7.92 è il nostro prezzo a reinteresse ulteriore. Quindi quando noi possiamo vedere in maniera molto aggressiva questo eh, come e test, sappiamo che questo nostro, cosa è il nostro trade è comunque, sta andando comunque a break even. Quindi qua abbiamo 35, 30 pips già salvati. Qua ne abbiamo persi solo 5. Quindi siamo a posto. Questo è un profit e siamo a break even. Quindi può anche fare succedere quello che vuole. Questo trade per noi è come se fosse chiuso. Dove va? Non ci interessa. Se è chiuso, praticamente qua possiamo anche decidere di piazzare un altro sell limit o entrata a mercato, sempre nello stesso. Trend, sempre nello stesso bias, stessa direzione. Ci, ci prende, viene attivato, ci piace perché sta funzionando subito. Questo viene chiuso in profit. Piccolo ritracciamento. Vediamo un po' la gestione. Non ci piace, questa price action non ci piace. Possiamo decidere di accorciare a 10 pips, però fino adesso non abbiamo ancora avuto nessuna chiusura sopra questo livello. Ricordatevi che qua um, c'è cioè comunque deve chiudere sopra il nostro valore di interesse. Qua nemmeno. Nemmeno, non chiude. E prosegue. Ok, non, non c'è nessuna chiusura. Se qua non siete entrati, qua il prezzo vi dà un'altra possibilità perché è un altro ennesimo ritest qua. Stessa identica cosa, ovviamente non con queste così e vi va in profitto la nostra entrata era qua non avete cioè la cosa che è molto importante a livello di trade management è che non avete nessun prezzo che vi ha chiuso sopra alla vostra area di interesse ed è per quello che non siamo usciti perché abbiamo bisogno di avere delle regole regole molto chiare e per quello che siamo andati in profit e siamo andati in profit totale, stessa cosa, qua siamo andati in profit. Questo trade domani non ci interessa più. Cosa vediamo sotto a 1789? È la nostra area di interesse, sempre stesso bias. Siamo sempre bearish. Questa è la candela di cui vi ho parlato prima. Cerco la candela, piazzo il sell limit. questa candela forte piazzo il sell limit a metà strada per avere un ottimo prezzo viene attivato un altro bel prezzo che prendiamo invece di entrare a questo prezzo qua abbiamo già risparmiato dei pips e andiamo in profitto cioè qua siamo già a 30 pips e break even non so se poi andremo a profitto totale o se viene ritacciato a break even ma qua noi siamo già a posto noi non ci interessa più niente qua siamo live a noi ci interessa no Credo che inter interessarci adesso quello potrebbe interessarci è uh... Cioè, potesse anche dire sì, vedete qua, ma adesso qua è molto iperesteso. Vedete che come sono molte candele, non c'è nemmeno un pochino di non è sano. Qua è molto più sano come trend perché i sell stanno, cioè si sì, comunque comprano e poi seguono. Invece qua è molto impicchiata, non è bellissimo. E lo sto dicendo, riferito a possibilmente entrare eh, qua. Guardate qua come aggressivo Questa dovrebbe essere la candela che voi, Tu mi dici ok E Qua dovresti entrare Se è il limite a metà strada E vai bene Volete che entro? Entro Vi dico anche quando esco Guardate qua Qua sono già 6-7 pips Sto chiudendo fuori Non va bene Se arrivo a 10 esco Quando va a 10 esco 12-11 va benissimo Va benissimo così ho fatto 1 2 trade 3 trade vincenti e uno perdente siamo assolutamente a posto ogni trade mi ha dato questo mi ha dato tutti 3 a 1 questo mi ha dato di sicuro ehm... questo mi ha dato di sicuro un 30 pips e il resto break even qua Hanno ne ho persi solo 5 cioè di cosa, cosa stiamo parlando stessa cosa è successa qua su bitcoin Um, ok mi cerchio stesso cosa picco multiple rejections del livello ci siete entrati qua per avete visto questa rejection il prezzo ti ha mai chiuso sopra il tuo ppl zona di interesse Se tu sei entrato qua uh, bitcoin short ti ha mai chiuso sopra il tuo livello di interesse quindi non vedo perché non dovrei entrare e andare a proprio fit. Hai mai avuto dubbi sul fatto che il trend potesse essere bullish? Anche qua. Sì, sta facendo dei higher lows, ma ti è chiuso forte sopra questo PPL? No. Quindi rimani con la tua idea. Rimani con la tua idea. allora qua, qualche linea. Ovvio che non è sempre facile entrare. cioè, qua entri e ti prendi la perdita, ovvio. però bisogna anche riprovare, 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 riprovare. E sì, l'importante è avere un piano e avere delle idee in testa. Guardate, qua che reazione ha avuto proprio alle nostre zone di interesse. Ok, ragazzi, spero vi sia piaciuto. E ci vediamo la prossima volta.